la festa dell'Ascensione. Il Vangelo ci riporta agli ultimi incontri, dialoghi, istanti, potremmo dire, del rapporto fisico tra i discepoli e Gesù, il risorto, che oramai si sottrae allo sguardo, non solo non lo vedranno più, dovranno imparare loro, come anche noi, a camminare alla sua presenza in modo nuovo, per mezzo del dono dello Spirito. Così Gesù si congeda dalla storia terrena, fisica, non dal suo rapporto, dalla sua presenza in mezzo a noi. Il dono dello Spirito è la sua promessa. I discepoli con il dono dello Spirito potranno testimoniare la loro fede, annunciare il Vangelo, raccontare quello che gli è successo e che può accadere anche agli altri: la conversione, il perdono dei peccati, la fraternità, la comunione, insomma, una vita nuova. Ma Gesù pone una condizione. I discepoli, in attesa del dono dello Spirito, dovranno rimanere uniti, attendere con fiducia, ma voi restate in città. Così leggiamo nel Vangelo di Luca e così impariamo anche noi ad accogliere quotidianamente il dono che Cristo risorto ci fa, il suo Spirito, e che la liturgia in questo tempo pasquale ci fa sperimentare in un modo forte e intenso, nell'Ascensione e nella Pentecoste. Ma voi restate in città. È una condizione chiara ed esigente. Gesù non chiede ai discepoli di rimanere chiusi dentro, di restare in un atteggiamento passivo, rassegnato. Al contrario, si tratta di attendere con fiducia senza isolarsi. Si tratta, in altri termini, di cercare, illuminati dalla fede pasquale, i luoghi, le situazioni, i tempi in cui il Signore si manifesta alla comunità radunata nel suo nome e alla vita degli uomini e delle donne che continuano la loro storia quotidiana, forse senza nemmeno accorgersi di quanto sta accadendo, ma visitati da Lui. Restare in città è una condizione allora indispensabile, imprescindibile per l'annuncio missionario del Vangelo. Possiamo dire che il Vangelo è nato così, da questa scelta dei discepoli di non scappare, di continuare a vivere gomito a gomito la ferialità della propria terra, della gente con la quale hanno vissuto momenti belli e difficili, anzi drammatici. Solo questa condivisione, questo abitare la città che Dio ci dona di vivere quotidianamente, consente a loro all'inizio, a noi oggi, di ricevere il dono dello Spirito e di diventare testimoni di gioia.